Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi volevo parlarvi di questo anno, che cosa è stato il 2020, un bilancio in linea generale, in sintesi, di questo anno che ormai è finito, manca effettivamente un giorno, perché oggi è il 30 di dicembre. Allora, innanzitutto, come sappiamo tutti quanti, già dall'inizio, diciamo, del 2020, la situazione economica e sociale in Italia non era assolutamente delle migliori, anche perché comunque aumentava la disoccupazione. La disoccupazione era uno dei problemi, ma lo è ancora tuttora, uno dei problemi più rilevanti. Infatti abbiamo visto tutti noi come molte persone hanno avuto difficoltà, anche tramite le agenzie interinali di lavoro, trovare un'occupazione. Poi sociale, perché ovviamente è inutile che lo spieghi, però comunque lo spiego lo stesso. Ci sono delle diseguaglianze, diciamo, gente ricca, gente che sta bene, gente povera, gente emarginata. Ci sono molti emarginati che non hanno un tetto, gente che ha perso il lavoro e che si è trovata all'improvviso per la strada. Però tutto questo si è aggravato, diciamo, quando praticamente nel nostro paese è arrivata una pandemia che nessuno si aspettava, non solo in Italia, ma in tutta Europa e anche in America. Tanto è che abbiamo dovuto affrontare questa emergenza sanitaria, perché ovviamente sono stati dei grandissimi casi enormi di casi positivi al Covid, di gente in terapia intensiva. Quindi il governo ha dovuto affrontare l'emergenza sanitaria per poter fermare o contenere e contenere i contagi. Noi siamo rimasti nella fase, diciamo, di chiusura totale, lockdown totale. All'inizio ho notato che è stata la Cina che comunque è stata in lockdown, il governo cinese ha dato via al lockdown, quindi i cinesi non potevano neanche uscire per farsi una passeggiata. Noi invece, il governo nostro invece, inizialmente, non so se vi ricordate, aveva comunque concesso di vietare di assembrarsi nei parchi, proprio non si doveva assolutamente frequentarli. Tant'è che praticamente avevano messo l'archi del parco, ma non solo a Firenze. I vigili urbani, l'esercito, le forze dell'ordine, per monitorare tutta la situazione. Tant'è che, voglio dire, in sintesi, sono state fermate le persone che hanno violato i DPCM e sono state sanzionate. Detto questo, ovviamente, chiudendo i parchi, avevano chiuso tutte le attività commerciali, escluso ovviamente anche ristoranti e bar, escluso le attività di prima necessità, quali ad esempio le farmacie, i giornalai, i supermercati e anche i negozi di alimentari. I ferramenta credo che siano rimasti aperti, sì, i ferramenta, i negozi di elettronica. Questi negozi sono rimasti per tutto il periodo del lockdown aperti. Allora, andiamo con ordine, perché altrimenti rischiamo di fare confusione. Io ho dimenticato la categoria dei tabaccai, perché ovviamente non fumando non mi ricordo se erano aperti. Poi ovviamente, non potendo andare in altre zone, perché comunque eravamo in lockdown,
io non potevo andare a comprare biglietto perché potevo andare da nessuna parte. Detto questo, questi 2 mesi di chiusura totale delle attività commerciali, dei ristoranti, dei bar, delle pizzerie, è stato molto di rilevante dal punto di vista economico, nel senso che ha impattato molto sulla crescita economica, perché in realtà l'economia ne hanno risentito i gestori dei locali, i commercianti e i dipendenti che lavoravano al loro interno, tant'è che molti gestori dei locali hanno comunque dovuto licenziare delle persone, e questo è, diciamo, una situazione molto critica, perché senza un'occupazione, inutile che lo dica, non si può assolutamente mangiare. Dopo 2 mesi, chiaramente ce lo ricordiamo tutti, siamo usciti piano piano dalla situazione, facendo aprire i ristoranti e le pizzerie, anche le pasticcerie bar, però facendoli chiudere alla determinata ora per i cibi da sporto, cioè erano aperti solamente per vendere cibi e bevande da sporto, perché all'interno non si poteva assolutamente consumare. Credo forse nei ristoranti, nelle pizzerie, forse in un secondo momento, proprio perché, allora, mi pare marzo, aprile, maggio. Allora, ditemelo, scrivetelo sotto nei commenti, perché non ho più memoria, perché non frequento mai più, cioè, non frequentando ovviamente pizzerie e ristoranti, non ho proprio memoria di come era gestita all'inizio la cosa, però mi pare che all'inizio sì, era per cibo da sporto, poi si andava all'interno, si stava sempre con il distanziamento sociale, ovviamente, quello sì, e un tavolo sì, un tavolo no, mi pare, vabbè, insomma, detto ciò, comunque c'erano delle regole per comunque contenere il virus, per non far sì che la situazione si aggravasse. Detto questo, andiamo avanti. Dopodiché un periodo, ve la faccio breve, Conte ha detto sì, frequentate i parchi, andate nei negozi, i negozi hanno riaperto, i centri commerciali hanno riaperto, a cielo, poi tutte le attività sono ritornate alla normalità, a vendere come ai vecchi tempi, però con una precisazione, che comunque dovevano avere a disposizione dei disinfettanti all'entrata. Ovviamente dovevamo entrare con la mascherina, con dei dispositivi di sicurezza per non contagiare ovviamente le altre persone, e poi a seconda della metratura del negozio doveva entrare un tot di persone. Ovviamente più un negozio era piccolo, meno persone ci entravano, quello è ovvio. Infatti hanno messo all'entrata, diciamo, di un'attività, qui entrano 3 persone, qui al massimo ce ne entrano due, o qui ne entra una alla volta, per far sì che comunque non si creasse, ma come tuttora, più di tanto assembramento. Detto questo, allora, in estate ovviamente il governo ci ha dato via libera per poter ovviamente non solo fermare l'economia, ma anche per comunque continuare a vivere, perché altrimenti ovviamente, perché le due cose vanno di pari passo, perché se noi continuiamo a vivere divertendoci, viaggiando, ovviamente però rispettando le regole anti-Covid, no, si fermava del tutto l'economia, perché già era una situazione completamente disastrosa. C'è da dire che, tra l'altro, in quei 2 mesi anche i venditori ambulanti hanno comunque rimesso di vendite. Poi, ovviamente, siccome eravamo tutti in lockdown, anche il turismo si è completamente fermato, e quindi anche i bed and breakfast, gli hotel, gli alberghi, le pensioni, gli ostelli ci hanno ovviamente rimesso, e sono
Ovviamente da qua su un anno ormai, qualcuno dice addirittura da un anno piano, perché già da dicembre qualcuno già sapeva che c'era questo Covid in giro e quindi avevano fermato i viaggi per non ovviamente poter aggravare la situazione. Quindi da un anno ovviamente chi gestisce le attività ricettive, appunto tipo alberghi, hotel, ne ha veramente risentito. A Firenze, tra l'altro, ha chiuso un hotel bellissimo a 5 stelle che si affacciava, peccato perché che parli al passato, perché comunque questo hotel si è chiuso, c'è sempre, anche se purtroppo è inattivo perché ovviamente ha dovuto chiudere per causa, diciamo, del Covid. A piazzale Michelangelo rimane su in alto e poi si vede tutta Firenze. Detto questo, che volevo dire? Sì, la crisi, diciamo, è continuata perché anche se comunque le vendite, bene o male, non sono fermate, però comunque sono diminuite perché ovviamente le entrate sono veramente diminuiti di oltre il 50%. C'è chi tipo come chi gestisce l'hotel già a maggio aveva comunque rimesso dell'80% di incassi. E qui poi comunque dopo vado oltre perché comunque devo dire una cosa, qui il governo dovrebbe comunque dare una risposta chiara, certa e immediata alle partite IVA. Cioè io parlo delle partite IVA di tutti coloro che hanno un'attività in proprio, quindi chi ha un negozio, chi ha un ristorante, chi ha un bar, chi ha un hotel, e chi ha artigiano. Io scusate, ma io a volte posso anche dimenticarmi, no? Di qualche categoria, ma in realtà io anche gli artigiani rammento. E doveva dare un sostegno economico in quel momento là, perché loro sono veramente arrabbiati con il governo Conte, perché loro si sono trovati senza niente, nel senso senza un sostegno economico, quando poi il governo ha dato i soldi del reddito di cittadinanza che magari non se lo meritava. E poi magari ci vediamo, poi in effetti molti gestori dei locali che potevano assumere anche un ragazzo giovane, magari a causa del reddito di cittadinanza, hanno visto che nessuno chiaramente chiedeva, faceva domanda per andare a lavorare in questi posti qua. Detto questo, la risposta certa ci doveva essere anche immediata, perché se te non porti avanti un'attività, chiaramente è difficile poter avere un piccolo reddito, a meno che uno non abbia un conto corrente abbastanza ricco, ma lì insomma abbiamo visto che la situazione è stata alquanto critica, ma lo è tuttora. E quindi detto ciò, passata l'estate, si arriva ovviamente a ottobre. A ottobre chiaramente abbiamo visto un aumentare un'altra volta il numero di focolai di questo virus. E cosa penso io del fatto che sono aumentati i casi dei contagi Covid nel giro di 2 mesi, di 3 mesi, semplice? Allora, perché secondo me il virus si è molto diffuso negli assembramenti, dove i ragazzi la sera si sono assembrati per passare una serata così, per divertirsi. E qualcuno mi dice anche, ma anche gli anziani, cioè ci sarà anche vero che qualche anziano non abbia utilizzato mascherina, distanziamento sociale. Io non, cioè, non posso comunque fare delle accuse quando non vedo io prima persona, quindi io ho visto dei video che comunque contestano la malavoglia dei giovani che si sono assembrati la sera senza mascherina, cioè stavano lì a Carrara, a Livorno in piazza Tias dove c'è la Coin.
E tra l'altro io un giorno sono lamentai questi episodi così e feci riferimento che a Nord Italia vicino al centro commerciale dei ragazzi 17enni si erano riuniti per bersi una birra, non mi ricordo, sì, una birra, e dei residenti hanno notato questi ragazzi che si sono assemblati senza dispositivi di sicurezza, la mascherina, che è fondamentale, lo sappiamo tutti, quando ci si riunisce anche all'aperto, come è anche successo tante volte in Piazza Santo Spirito. E facciamo sempre che di qui, da questa parte c'è certo storico, vabbè, niente, forse voi non capite perché mi vedete alla telecamera. Comunque, detto questo, che sì, hanno dovuto chiamare le forze dell'ordine e poi sono dovute intervenire per sciogliere, diciamo, il gruppetto di ragazzi. Ma dove c'è assembramento è molto facile che si possa diffondere il virus. Quindi secondo me il problema nasce da là. Allora, a Firenze, non so, avete notato, se avete letto, già è vero che negli anni precedenti, da molti anni, il problema di Santo Spirito è quello della malamovida notturna, perché i ragazzi si assemblano, fanno confusione, non hanno rispetto per i residenti. E qui è un tema di cui comunque ne possiamo parlare tranquillamente anche in un altro video, dove sono riuniti dei comitati, sono nati dei comitati apposta, no? Perché comunque potessero far sì che il comune potesse fare qualcosa, ma in realtà il comune ha fatto ben poco. E qualcuno mi dice: ma il comune cosa può fare? Semplice, mette dei controlli, più autorevolezza da parte di chi deve far rispettare le regole, perché ovviamente questi ragazzi devono capire che a una certa ora non possono più star là. Però il problema era diverso, è diverso da quando ovviamente è nato questo virus, è venuto fuori questo virus, e Conte ha deciso comunque di dare un po' più di libertà. Beh, ragazzi, non ho capito come si poteva gestire questa libertà. Tant'è che a un certo punto, quando erano aumentati i casi di contagi, il sindaco Nardella, non so se grazie anche al DPCM di Conte, che ha fatto, ha messo i varchi a Piazza Santo Spirito, mettendo tutti i controlli, facendo sì che grazie, diciamo, alle forze dell'ordine, allora, facendo sì che grazie alle forze dell'ordine, polizia municipale, con l'ausilio degli Stewart, potessero comunque fare dei controlli serrati ma per bene, perché diciamo in quella piazza da tot di persone non potevano più stare, cioè 150-500 persone, ok, ora lo numero a caso, però siccome il numero superava quei 500, ovviamente non andava bene. E devo dire che quanto ha detto lui ha funzionato. Poi ha funzionato per 2 settimane, 3 settimane, poi ovviamente che c'è stato il DPCM di Conte, che ha deciso di rinchiuderci un'altra volta in casa, di far chiudere l'attività. Non so se lo ricordate, no? Tant'è che comunque tutti i gestori dei locali e i commercianti hanno cominciato a protestare, partendo ovviamente da Sud Italia, per poi successivamente propagarsi ovviamente anche a Milano, a Torino, a Bologna, in tutte le città, anche a Firenze. Allora, detto ciò, visto che comunque siamo arrivati a ottobre, perché l'ho fatta in sintesi, se no si finiva più, il momento in cui hanno cominciato a protestare, mi sono inseriti delle frange violente all'interno. E io questo non l'ho mai trovato giusto, cioè finché uno manifesta per rivendicare un proprio diritto, a me mi sta anche bene, cioè, anzi, anche perché senza lavoro non c'è guadagno, senza guadagno ovviamente l'economia si blocca. È inutile che lo spieghi, però lo spiego, almeno uno si chiarisce una volta per tutte, che
E così almeno mi chiarisco per bene, perché io sui social, vedendo già che dalla prima manifestazione di protesta erano nati degli scontri violenti con le forze dell'ordine, avevano anche lanciato qualche bomba carta, qualche petardo, delle bombe carta, ed è palese che comunque sono gruppi violenti, anarchici, non sono lavoratori, perché dei lavoratori non andrebbero mai a manifestare spaccando le vetrine, usando la violenza. E ovviamente poi successivamente era venuta a fare un'altra manifestazione non proprio tranquilla in altre città, tipo a Milano, a Torino, vi ricordate quando hanno tra l'altro spaccato le vetrine dei negozi di lusso, portando tra l'altro via della merce, cioè hanno praticamente saccheggiato delle vetrine. E detto questo, poi successivamente, vabbè, è venuta fuori la manifestazione a Firenze, che secondo me si è svolta in maniera leggermente diversa che tutte le altre città, perché mentre tutte le altre città stiano già organizzati i lavoratori, io ho capito così, i lavoratori per manifestare contro il DPCM di Conte, a Firenze c'è stato un po', diciamo, l'incontrario, dove 20 giorni prima, sì, circa, forse era oltre 2 settimane prima, era venuto fuori un volantino sui social che annunciava una manifestazione di protesta contro le misure di Conte, dove ritrovo era alle 21 a Palazzo, cioè Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, il 30 ottobre alle 21 in Piazza della Signoria. Un volantino anonimo dove tra l'altro i manifestanti non avevano anche chiesto l'autorizzazione alla questura. E detto questo, tutto questo ha creato ovviamente allarmismi, preoccupazioni, molta attenzione da parte della questura che ha cominciato a indagare per capire la provenienza di questo volantino. Allora, l'organizzazione di questa manifestazione è partita da un centro sociale pressi di quartiere 5, Viale Corsica, centro sociale del Leone, una cosa così, ma sta Viale Corsica. E tra l'altro pare che comunque fermati, poi portati diciamo a Stolicciano, appunto frequentassero quel centro sociale lì. Detto ciò, molti lavoratori esasperati non ne potevano veramente più perché già avevano protestato giorni prima e avevano deciso di andare a manifestare proprio quella sera lì, proprio per disapprovare il DPCM di Conte. Scusatemi un attimo per il DPCM di Conte e devo dire che allora, già da pomeriggio, l'ho anche detto, erano arrivati tutti i controlli, eccetera. Infatti, i lavoratori avevano occupato non solo Piazza della Signoria, ma tutta via Calzaioli, perché poi ovviamente il loro intento era quello di varcare via Calzaioli per entrare poi in Piazza della Signoria, ma ci sono riusciti che c'erano le forze dell'ordine. E Piazza Duomo era comunque occupata non solo dalle persone normali, dai lavoratori, ma anche dalle frange violente. Detto questo, secondo me i lavoratori quel giorno lì hanno sbagliato a partecipare a quella manifestazione perché era palese che non poteva che essere una manifestazione violenta e quindi per me hanno sbagliato e facevano bene ad andare alla manifestazione di protesta di cui hanno partecipato poi nei giorni successivi. Detto questo, quindi io ho per l'appunto contestato tutte queste manifestazioni violente e nient'altro, tutto qua. Detto questo, l'anno si finisce che
che effettivamente i DPCM di Conte sono come dei semafori, nel senso prima siamo 3 giorni rossi, poi 3 giorni gialli, poi 2 giorni arancioni, cioè effettivamente non ci si capisce più niente. Oggi è l'ultimo giorno in cui siamo tutti arancioni, e poi domani stiamo per 2 o 3 giorni rossi, poi magari un giorno arancione, poi per 2 giorni rossi, cioè bisogna seguire. Cioè, ho fatto lo screenshot che è qui, perché altrimenti io mi confondo assolutamente. Detto questo, io voglio fare un bilancio. Il bilancio è che quasi una settimana fa, qualche giorno fa, sabato o domenica, sono arrivati i vaccini qui in Italia, sono partite le prime vaccinazioni. Dunque, le prime categorie, lo sapete, sono gli infermieri, gli operatori sanitari nelle RSA, dove sono chiaramente alloggiati gli anziani nelle RSA, poi saranno chiaramente vaccinati i militari, forze dell'ordine, poi le categorie più a rischio, tipo gli anziani, quello che hanno patologie pregresse, tipo i diabetici, gli obesi. E una cosa che devo dire, poi piano piano arrivano a vaccinare tutte le categorie. Detto questo, io credo che questo sia uno spiraglio di luce per poi proseguire. Sì, scusate, scusate, per un po' persa, per incominciare questo 2021 e per proseguire, diciamo, in maniera più positiva che negativa, nonostante le difficoltà che ci sono da affrontare, perché saranno tantissime. Io dico sempre, no, quando uno parla di politica, uno può farsi mille idee, però cerchiamo sempre di essere positivi. In questo senso, perché poi è vero, abbiamo passato un anno difficile, passeremo un anno altrettanto difficile, ma comunque credo che l'anno che verrà sarà sicuramente migliore in questo senso rispetto al 2020, perché veramente tutti si aspettavano, aspettavamo questo vaccino che arrivasse, poi comunque alla fine è arrivato. E quindi questo ci può far sperare comunque a un buon inizio del 2021 e a un continuo, diciamo, speranzoso. Detto questo, visto che comunque parlo da tanto tempo, termino qua il video. Scrivete sotto nei commenti se ho dimenticato qualcosa da dire, cosa ne pensate di questi decreti, ovviamente senza offendere. Detto questo, termino qua il video, auguro a tutti un buon fine anno, un buon inizio 2021. Detto questo, noi ci vediamo all'anno nuovo che è ovviamente alle porte. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!